Il mio nome è Sara Jiménez, frequento il corso ASO 3 per la qualifica assistente alla poltrona qua nella scuola di IELTS. L'assistente odontoiatrica, o come attualmente viene chiamata ASO, è un lavoro molto importante, ma non solo. L'assistente odontoiatrica accetta il paziente, l'assistente dimette il paziente, collabora continuamente in poltrona con l'odontoiatra e più delle volte segue anche la parte amministrativa. L'assistente odontoiatrica, l'ASO, è sicuramente il legame tra l'odontoiatra e il paziente. L'assistente odontoiatrica attraverso un percorso formativo pratico e multidisciplinare che la porta a conoscenza di tutti quei dettagli che una volta erano trascurati durante la formazione dalla comunicazione, pertanto dall'accoglienza, dal ricevimento, dall'orientamento al ruolo, dall'orientamento al paziente, con cenni di odontoiatria, cenni di odontotecnica e assistenza alla poltrona, conclude anche il suo percorso avendo tutte quelle nozioni di segretariato di base utilissime nella gestione di uno studio moderno. Questo permette all'ASO di entrare all'interno del mondo del lavoro già potendo occupare a pieno titolo un ruolo di una certa responsabilità, già sapendolo occupare. Negli ultimi anni il ruolo dell'assistente è molto cresciuto. In uno studio monoprofessionale un assistente ricopre tutti i ruoli, a differenza delle cliniche dove magari ogni assistente ha un ruolo ben preciso, in poltrona, piuttosto che la parte amministrativa, piuttosto che la reception. Le ragazze che abbiamo fatto il tirocinio abbiamo trovato anche degli ambienti molto qualificati. La Sanident è una clinica di eccellenza per l'implantologia e l'ortodonzia. Sanident è orgogliosa di aver raggiunto questi livelli qualitativi, ma è chiaro che il tutto non si raggiunge se non con una partnership con importanti fornitori di livello internazionale. Altra collaborazione molto interessante è quella con scuole di specializzazione per le assistenti alla poltrona. Abbiamo un accordo con la società Agenfor, riconosciuta dalla Regione Lombardia. La collaborazione con Agenfor sta dando degli ottimi risultati perché le ragazze che vengono in formazione toccano con mano proprio quello che è l'operatività giornaliera, quello che è la professione interessante di assistente alla poltrona. Quando sono arrivata al posto di lavoro era pronta per fare il mestiere. Era pronto per fare il mestiere per l'insegnamento che abbiamo avuto qua in scuola.